25 anni fa nasceva la televisione europea Euronews alla periferia di Lione. Il multilinguismo dell'informazione è uno degli aspetti cruciali del canale Euronews, che ad oggi trasmette in 12 lingue e complessivamente in oltre 100 paesi in tutto il mondo. Un media esclusivo il cui obiettivo iniziale era la creazione di un'opinione pubblica europea sui più importanti fatti d'attualità internazionali. All'inizio ero fra coloro che sono venuti per sostenere una visione europea della cronaca internazionale. Bisognava affrontare il gigante americano dell'informazione dopo il suo debutto in occasione della guerra del Golfo nel 1991. I canali americani dominavano il settore news e in quel momento eravamo convinti di contrastare quell'egemonia attraverso un canale di notizie europeo. La formula giornalistica di Euronews è rimasta esclusiva, con una grande capacità di penetrazione grazie alle sue 5 lingue iniziali, inglese, francese, italiano, spagnolo e tedesco. Al multilinguismo si unisce il multiculturalismo dell'Old News, grazie alla presenza di redattori madrelingua che lavorano a ciascuna versione. Quello che di Euronews tutti dovrebbero sapere è che non lavori mai da solo. Se elaboro un pezzo su quel che accade in Italia o in Francia, non sono da solo a scrivere la storia, ma ci sarà anche un collega italiano o francese al quale posso rivolgermi e dire: chi è questa persona? Qual è il vero significato di quello che diciamo? E posso ottenere immediatamente le informazioni di cui ho bisogno per informare il pubblico. E questo è uno dei nostri punti di forza. L'ultima affiliazione di Euronews è il canale panafricano Africa News, nato nel 2016, che pure parla inglese e francese, che trasmette in 33 paesi dell'Africa subsahariana. Nel 2015 il cambio di sede da Écoulis al nuovo edificio nel quartiere di Confluence, ribattezzato il Cubo Verde.